Siamo qui a Menzano, ridente paese in provincia di Siena, e qui scoprirete insieme a me chi è nato in questo paese. Sì, questo è il paese di Fabio. Io voglio Giovanni, che fai? No, mi fa vedere il croce. Ah, stai facendo la foto. Buonasera. La sto riprendendo. Se poi non vuole la cancello. No. Volevo sapere, ma lei, Fabio Bernardini, lo conosce? Lo conosciamo, sì. E mi dica qualcosa, mi dica qualcosa di lui. Era un coetaneo suo, perché io sono più giovane. No, è più giovane. Sì, ma insomma era più vicino. Coetaneo di Davide. È più giovane anche di me. Sì, però... Addirittura è più giovane di lei, signora. Sì, Fabio. È più giovane di me, Fabio. 4-5 anni meno Orca. Di me. E ci dica qualcosa di questo Fabio Bernardini. Che ricordo avete di questo Fabio Bernardini? È andato via molto presto. Vi manca, quindi? Io ogni tanto l'ho rivisto assieme. Io l'ho rivisto, ma... Lui abitava abitava a San Giovanni, in periferia. Sì. E poi sì, poi siamo andati via... Ho capito. No, abbastanza presto per gli appassionato studi. Appassionato di auto e motori. È andato a lavorare, infatti, per nel settore. E gli è riuscito bene. Bene. Grazie. E qui invece ci troviamo nel vero possedimento di Fabio Bernardini. Che bello. Anche il bosco. Tutto agricolo qua, non c'è fare niente. Che bello. A lei, Roberto Valente R6 con concessionario Pirelli. Cambierebbe concessionario per avere Bernardini come venditore? Lo cambierei, però mi tocca cambiare anche la zona, che non mi dispiacerebbe neanche, visto che abbiamo passato l'ultimo weekend in compagnia del Fabio, il buon toscanaccio della Pirelli, che si organizza cene in vacanza e weekend veramente da bravo venditore che è. Ma lei, Stefano Adamoli, cambierebbe concessionario per avere Fabio Bernardini come venditore? Per tutta la vita, Fabio Bernardini number one. Ma soprattutto fammi sapere una cosa, sì. Ma è vero come si racconta che alla fin fine tutte quelle avance che tu fai a Fabio è per averlo almeno una volta nella tua vita? Oddio, sì, ma no, l'insaputa di suo marito. Lui tenta di essere di avere questa spalmatura di crema da tutte le donne che incontra. Nessuno lo soddisfa e allora ieri è venuto da me. Finalmente ho spalmato la crema a Fabio. Ma Francesca, dimmi una cosa, cosa faresti per spalmare la crema a Fabio? Che domanda! Cosa? Non ho capito la domanda. Cosa saresti disposta a fare per spalmare la crema a Fabio sulle spalle? Ah, tutto. Io da spalmare anche tutto. Tutto quello che volete io faccio. Bene Fabio, senti la mia voce? Questo è il risultato di aspettarti fuori di casa pur di poterti spalmare la crema. Sentiti un attimo in colpo. Un bacio. Ciao Fabio. Ciao. Fabio Bernardini. Mi è capitato l'altro giorno, per caso, di dovergli spalmare la crema solare sulle spalle, sulla schiena.
E adesso capisco perché alla Daniela piace tanto farlo. Ciao. E adesso qui abbiamo Mara. Mara conosce profondamente Fabio. E lei forse ci potrà dire qualcosa che noi non sappiamo di lui. Ma vediamo. Mara, ci vuoi dire qualcosa di Fabio? Michele, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Posso parlare solo in presenza del mio avvocato? Diga, diga. Cos'è quella? Quella è Rock Sign Bank, la sede del Monte dei Paschi di Siena. Quella è in cima. Dove sono successi peggio fattacci? Dove sono successi diversi fattacci. Però a Siena, ricordati che a Siena, come dicono i senesi, i ladri non ci sono. I ladri vengono casomai da Firenze. Perché la prima volta, 1612, non mi ricordo la data precisa, quando c'è stato il primo furto al Monte dei Paschi di Siena, l'allora presidente del Monte dei Paschi trovò la cassa aperta e disse: sicuramente i ladri non sono a Siena, perché il suo, quello che veniva dopo a lui praticamente, era un fiorentino, e siccome avevano svaligiato la cassa, disse sicuramente hanno rubato fiorentini, non i senesi, capito? Cioè,